Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cosenza in compagnia di Bianca Rende, che è candidata a sindaco proprio per la città di Cosenza, e insieme anche a Marianna De Buono. Abbiamo la possibilità di intervistarla, perché è l'unica candidata donna a sindaco di questa città, quindi già di per sé è qualcosa di innovativo, è qualcosa che probabilmente, visto dal punto di vista femminile, della sensibilità femminile, è anche forse anche della qualità degli insiemi, perché molte volte gli uomini, rispetto a quello che penso io ovviamente, non riescono a ragionare come dovrebbero ragionare, quindi una donna può fare la differenza. E quindi le diamo la parola, le chiediamo di cosa si tratta il suo programma elettorale, cosa tratta il suo programma elettorale, ma soprattutto perché ha scelto di candidarsi. Grazie Riccardo, grazie Liberi TV, peccato che tu non risieda a Cosenza, perché saresti stato il nostro elettore ideale. La nostra proposta infatti è una proposta che parte da una visione di genere della città. Io sono l'unica candidata donna che sfida sette candidati uomini, e la nostra è una città inclusiva, aperta, nella quale vorremmo risolvere tante problematiche che pur sussistono, per quanto Cosenza sia una città leader nel mezzogiorno d'Italia, però nella quale ancora i diritti di cittadinanza non vengono riconosciuti in maniera paritaria ed uguale, e in cui purtroppo ancora esistono cittadini di serie A e di serie B. Quindi questo è un primo punto del programma, quello di garantire un accesso egalitario ai diritti e ai servizi pubblici. E altra questione riguarda la qualità della vita e di benessere dei cittadini di Cosenza e anche degli avventori occasionali, dei turisti che ci sono e che vorremmo. Ci riferiamo in particolar modo al servizio di trasporto e di viabilità urbana. I trasporti sono piuttosto antiquati, pensiamo di avviare una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili, a vocazione chiaramente ad alimentazione elettrica, e poi ci poniamo la necessità di rivedere la viabilità attraverso la redazione di un piano urbano della mobilità sostenibile. L'idea centrale è quella della città policentrica, cioè una città al cui interno tutti i quartieri abbiano la stessa qualità di servizi, anche di pulizia, di vivibilità, e d'altra parte policentrica anche perché si pone al centro di un'area urbana allargata. Per portare avanti questa idea, questa visione di città, abbiamo costituito una coalizione che si chiama Cosenza Cresce Insieme, e indicando proprio la necessità che Cosenza cresca insieme a tutte le sue componenti e anche insieme a tutti i suoi quartieri contemporaneamente. Questa coalizione è composta di 3 liste: Bianca Rende sindaca, che è una lista civica in totale discontinuità sia con l'amministrazione uscente che con l'amministrazione precedente centrosinistra, le precedenti, e poi abbiamo il sostegno del Movimento 5 Stelle e del Movimento di Carlo Tanzi, Tesoro Calabria. Nella lista Bianca Rende sindaca abbiamo solo esordienti, persone che non hanno mai avuto un passato nelle istituzioni. Siamo felici, abbiamo voluto una caratterizzazione in questo senso, e siamo felici di avere una bellissima rappresentanza di donne, di giovani, di professionisti e di rappresentanti dell'associazionismo. Tra le giovani donne che hanno accettato, anzi direi anche giovane mamma, che hanno accettato di candidarsi con noi e di chiedere il sostegno su questo progetto dei Cosentini, c'è Marianna De Buono, che presento io, ma che vorrei ci dicesse, se tu sei d'accordo, qualcosa di lei. Assolutamente, quindi passiamo la parola a Marianna De Buono, poi concludiamo ovviamente con Bianca, alla quale voglio chiedere un'altra cosa. Quindi Marianna, la motivazione che ha spinto te a candidarti, l'ha detto già Bianca, sei giovane, sei una mamma, quindi rappresenti anche la donna tipo, perché hai una famiglia, lavori, quindi è importante la vivibilità. Ci sono probabilmente anche dei progetti che riguarderanno l'infanzia piuttosto che le persone disagiate. Beh, la forza delle donne per me rappresenta Bianca, un esempio eclatante dove l'unione familiare, lavorativa si concentra anche sulle donne. Bianca per me è più di un semplice candidato a sindaco. Io, quando mi sono presentata a lei, mi sono rivolta subito ad un concetto familiare. Noi siamo 32 candidati e c'è stata sempre quest'unione familiare, anche se non si conosceva l'uno con l'altro. Alcuni membri
sì, ma la maggior parte era a me sconosciuta. C'è stato subito qualcosa che ci accomunava, tanti progetti diversi, tanti progetti comuni, tutti che se i cittadini vorranno, i cittadini cosentini abbiano la benevolenza di crescere insieme a noi, ecco il progetto che potrebbe far nascere nuovamente Cosenza, abbracceremo insieme questo progetto che ci arricchirà Cosenza e anche i dintorni. Benissimo, questi sono dei punti fondamentali. Immagino che, ripeto, nel programma ci siano tante cose che riguardano anche il sociale. Io volevo chiedere a Bianca proprio questo: l'attenzione nei confronti, non so, più che delle minoranze, anche degli anziani, non so, anche delle persone disabili, penso ai giovani. C'è qualche progetto specifico rivolto a loro? Grazie per questa domanda che ci consente di entrare in maniera più approfondita nella situazione attuale di Cosenza e in quello che vorremmo realizzare per migliorarla. Parliamo dell'infanzia. A Cosenza ci sono per 65.000 abitanti solo 2 asili nido comunali. Troppo pochi, riteniamo. I posti a disposizione e anche la distanza rispetto alle abitazioni. È ovvio che poi, essendo questo un servizio di prossimità, perché per comodità deve essere vicino alla casa dei genitori che spesso lavorano, dovrebbe essere facilmente raggiungibili dalle giovani mamme. Invece cosa accade? Che essendo solo 2, molto spesso le famiglie di Cosenza preferiscono mandare i loro figli in strutture private che costano decisamente di più, ovvero affidarli ai nonni. E questo consideriamo sia un vero e proprio limite della città di Cosenza, che quindi va assolutamente superato grazie anche agli investimenti che potranno arrivare dal PNRR, che come noto destina alcuni capitoli di spesa specifici alle strutture, all'infrastrutturazione sociale, in particolare alle strutture per l'infanzia. Ma pensiamo anche agli anziani. Gli anziani a Cosenza sono per lo più in questo momento lasciati soli, molti dei loro figli vivono fuori, quindi questi anziani sono costretti anche un po' ad arrangiarsi da soli. C'è una rete dei centri anziani, ma in realtà manca una vera e propria organizzazione comunale a sostegno di queste persone, legata al fatto che, come noto, Cosenza è una città che ha conosciuto il suo primo clamoroso dissesto finanziario. In questi anni le politiche per gli anziani sono state davvero latenti, i centri anziani sono abbastanza fatiscenti oppure basati sull'auto-organizzazione e qualche volta anche sull'autotassazione. Riteniamo invece che proprio sulla popolazione anziana si debba intervenire per consentire un invecchiamento attivo in compagnia, perché la prima forma di malattia di un anziano è la solitudine, poi tutto il resto si supera, anche la malattia, se si è in compagnia, se si ha la possibilità di confrontarsi con qualcuno e di essere anche aiutato nelle pratiche amministrative, quello che proponiamo di realizzare attraverso la costituzione di sportelli di prossimità, che sarebbero dei punti di accesso decentrati dell'amministrazione comunale nei singoli quartieri, per andare incontro alla popolazione fragile, per consentire attraverso la digitalizzazione dei servizi agli anziani, alle persone senza auto o alle quali proprio chiediamo di non prendere l'auto, di accedere ai servizi senza dover attraversare la città. Arriviamo alla popolazione che ci sta più a cuore, i disabili. I disabili, a causa appunto del dissesto di cui parlavamo, hanno conosciuto in questi anni una riduzione drammatica dei servizi a loro sostegno. Noi ci proponiamo di ovviamente attingere anche in questo caso ai fondi recovery e qualunque altra forma di progettazione europea, perché non basta il bilancio comunale a garantire una qualità della vita che sia davvero dignitosa e che faccia di Cosenza una realtà davvero, una città davvero inclusiva. Quando parliamo di città inclusiva intendiamo dire questo in due parole: una città a misura di disabile, a misura di soggetto fragile, e una città che a maggior ragione sarà di livello qualitativo elevato anche per una persona che non ha limitazioni motorie o psichiche. Quindi noi pensiamo di dover strutturare proprio la città intorno a chi ha dei bisogni speciali, dando per scontato che se va bene per chi ha dei bisogni speciali, va bene anche per chi non ha esigenze particolari.
Io penso che siano state chiarissime le risposte, anzi il programma è molto vasto e si rivolge soprattutto al popolo elettore che dovrà scegliere da qui a breve chi sarà il futuro candidato a sindaco. Ripetiamo, Bianca Rende, candidata a sindaco nel comune di Cosenza, Marianna De Buono, una lista sicuramente giovane, innovativa, quindi non dovete fare altro che seguire quello che saranno poi le prossime giornate, perché immagino che il programma seguirà anche l'evolversi nella città stessa di altri microeventi. Quindi Riccardo Cristiano da Cosenza vi saluta, Liberi TV. Grazie.